Buon salve, amici pixelini, e benvenuti, bentornati in una nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Ministry. Purtroppo, ragazzi, è uscito di nuovo l'evento che blocca le mod, anche se in realtà probabilmente qua saremo quasi a metà perché sto pre-registrando, perché se non erro ancora un 2 o 3 giorni di programmazione, sto cercando in questi giorni di aumentare il ritmo dell'evento per riuscire, ragazzi, a portarvi questo capitolo il più in fretta possibile, anche se purtroppo con l'evento che mi blocca le mod io potrò fare questo e quello dopo, perché poi ci sono 4 ore di attesa. Ma ragazzi, non andiamo a perdere altro tempo, andiamo subitissimo a incontrare Skye, che la troviamo nella casa di Grifondoro insieme, se non erro, a Penny, perché tipo mi era chiesto qualcosa. Ragazzi, abbiamo appena passato, diciamo, il provino di Quidditch e non sappiamo ancora se siamo riusciti a partecipare, a entrare nella squadra oppure no. Quindi andiamo subitissimo a scoprirlo. Mamma mamma, nessuno ci vuole parlare. Ragazzi, questo arazzo qui al centro c'è sempre stato? Eccoci qua. Cos'è questa luce tutta colorata? Pensavo che avrei visto solo Sky con i risultati del provino di Quidditch. Forse sono in tre perché hanno una brutta notizia per me e quindi non sono passato. Già, a questo proposito. Ecco, già così con quella faccia non mi piace. Ragazzi, mi sa tanto che non siamo passati. Non è da tutti gli aspiranti giocatori di Quidditch entrare nella squadra dalla propria casa al primo tentativo. Aspettate, forse sono passato quindi. A meno che ora dica, e neanche a te, infatti. Oh, capisco. Però lui ride. Ma tu ce l'hai fatta! Ce l'ho fatta! Sono nella squadra! Congratulazioni! Ora sei il nostro nuovo cacciatore, Rocky Balboa. Forte, eh? Se potessi vedere la tua faccia, Rocky, davvero pensavi di non essere entrato nella squadra? Allora, ragazzi, finora io sono stato tipo super convinto, ho sempre detto 100%, eccetera. Quindi per non contraddire ciò che ho fatto, direi che devo essere per forza così. No, stavo solo al gioco. Sotto sotto sapevo di essere stato accettato nella squadra. Che egoi. Che, cioè, che presuntoso che sono. Il tuo provino era ispirato. Lo so, sono stato ispirato. L'ho vissuto per bene, come diresti te, Orion. Beh, io ero certo all'81% che ci fossi cascato. Maledetto te e le tue percentuali che non sei altro. I numeri non valgono un granché se non sono un tabellone nei risultati, McNeely. Il Quidditch non è tener conto dei risultati. Lo è, almeno se vogliamo vincere la Coppa delle Case. E le probabilità di riuscirci sono aumentate ora che giocherai da cacciatore al nostro fianco, Rocky. Evviva! Ottimo, grazie, non ce l'avrei fatta senza il vostro aiuto. Figurati. Lo so che non ce l'avresti fatta altrimenti. Oh, antipatico. Cioè, non fare più l'antipatico di quanto già sei, che io non ti sopporto, eh? Di nulla. Non riesco a fare la voce da sfattone per lui, purtroppo. Cioè, voglio dargli una voce da sfattone. Se qualcuno ha una voce a suggerirmi, me lo dica qua sotto, ovviamente. Però non mi viene. Aspettate, mi sa che qua. Aspetta, con chi parlavi, Rocky? In che senso? Non è possibile che parlassi con tutti voi? Appunto. Esatto, noi siamo tutti noi e tutti noi siamo una cosa sola. Come fai a non impazzire con questi ragionamenti, Orion? Com'è possibile trovare la chiarezza mentale in mezzo al caos? Sapevo che avresti risposto alla mia domanda con un'altra domanda. Non era una domanda retorica? Ecco, quanto non li sopporto. Beh, vediamo. Sky. Ah, scusate. Beh, vediamo. Sky ti ha chiesto come fai a non impazzire con quei ragionamenti. Poi Orion ha chiesto com'è possibile trovare la chiarezza mentale in mezzo al caos.
Quindi Sky ha detto che sapeva che Orion avrebbe risposto alla sua domanda con un'altra domanda. E poi, sei una persona interessante, McNeely. Più che interessante, direi logorroica, ma dettagli. Che ne dite di tornare a festeggiare Rocky per il suo ingresso nella squadra di Quidditch? Ho appena notato una cosa, è la prima volta che vi vedo insieme nello stesso posto. E cosa ne pensi? Allora, è magnifico, direi top, perché, anche perché io pensavo che Orion e Sky si odiassero, tipo non potessero sopportarsi. Avevate anche voi questa sensazione, vero? Perché più di una volta c'era stato detto, perché Sky è il capitano della squadra, gne gne gne. Quindi, però comunque, quindi è magnifico che si sono ora tutti insieme e stanno chiacchierando. Però, essendo che comunque sopportarle tanto, dovrei dire è un incubo. È strano, boh. Io dirò che è magnifico perché sono un bravo Grifondoro, ma quando rinizierò la Serpeverde, sappiatelo. Credo sia magnifico avere tutti i miei nuovi compagni di Quidditch qui con me. Tantissimo, non vedo l'ora di andarmene dall'altra parte. Il Quidditch unisce streghe e maghi di ogni genere. Già, proprio di ogni genere. Non capisco se sta facendo delle frecciatine o cosa. E così siamo compagni di Quidditch. Significa che d'ora in poi mi chiamerai McNeely? Non ti chiamerò proprio, tranquillo. E ora che si fa? Come dovremmo festeggiare la cosa? Secondo me con una partita di Quidditch. Non lo so, la butto lì. Con un po' di Quidditch, ovviamente. Appunto. Andiamo al campo, è ora del tuo primo allenamento di squadra come cacciatore a Hogwarts. Oh, come cacciatore ufficiale, ragazzi. Mamma, mamma, Mao, quanta robina, ragazzi, quanta robina. Adesso bisogna completare la nostra prima partita di allenamento. Ragazzi, andiamo subitissimo a farla perché... No, ah no, aspettate, scherzavo. Ah no, la facciamo da qui, la facciamo? Che cosa strana. Cioè, tipo da qui. Va bene, d'accordo. Andiamo subitissimo a farla, mamma mamma Mao. Tra l'altro non ho capito se è questione del primo o del secondo parte, cioè non so se parla della prima o della seconda parte, boh. Ed eccoci qui ragazzi, ben arrivati. Ehi ragazzi, ma ci sono molte più persone a guardarci. Forse perché non è più un amichevole, ma è una cosa più interessante? Ragazzi, è tornato anche in italiano. È una giornata meravigliosa per un amichevole di Quidditch. No, è sempre un amichevole. Con una probabilità del 98,3% di emozioni incredibili, Madame Boomp sta per dare il via alla partita. Entrambe le squadre sembrano non vedere l'ora di darci dentro. Voglio una partita pulita, come al solito. I cacciatori iniziano la partita in formazione e hanno il possesso della pluffa, ma non sono soli. I cacciatori proveranno a usare il Fimbria Reshuffle, una tattica di mia invenzione per confondere l'avversario. E quindi il solito giochino delle campanelle dove noi non facciamo assolutamente niente. Prendiamo la. Ah no, ok, pensavo che avessero cambiato le cose, ma in realtà non aveva caricato la. Oh no, per poco, ragazzi, ero quasi sicuro di riuscirci. Vabbè, pazienza. Ragazzi, come al solito io sono al centro, non ho la pluffa, lui va a cercare la pluffa che non ha, quell'altro va a segnare e il Flame Reshuffle ha distratto il cacciatore avversario permettendo a Balboa, che non aveva la pluffa, di segnare. Mi sento davvero orgoglioso. Peccato che non mettano i segnalini giusti, tipo Grifondoro contro Corvonero, perché l'altra squadra è Corvonero, maledetti. Scusate, tasso rosso, volevo dire tasso rosso, non picchiatemi. Balboa vola in alto con la pluffa al seguito, un gol potrebbe dimostrarsi decisivo. Balboa è diretto verso gli anelli, riuscirà il cacciatore a battere il portiere come un battitore batte un bolide? Ovviamente sì, se la pluffa non vola via a caso, perché ogni tanto fanno quel che vogliono queste pluffe. Ed eccoci qua, un bene, un due bene, un... che pal... che... ragazzi, molto triste, molto triste. Devo avere più pazienza, devo avere più pazienza, ma ragazzi mi hanno fatto gol. Il microfono del tipo ha fatto quello che vuole, è impazzito anche quello. Che tiro spettacolare, Balboa ha appena segnato 10 punti. Il cacciatore con la pluffa è marcato su entrambi i lati, c'è un 78% di possibilità che si tratti di una Parking Spincer. O i cacciatori vogliono accompagnare l'avversario alla pista da ballo, oppure Balboa vuole tentare una Parking Spincer. Ragazzi, ha fatto come al solito una... un do, una... come si dice? Una... Vabbè, no, non so parlare, ragazzi. Una ripetizione, ecco, una ripetizione. Stavolta è già un pochettino meglio.
Per fortuna che ho capito che io posso tenere premuta la pluf, quella specie di plufa, perché altrimenti io prima la lanciavo e dicevo, non va bene. Balboa ad aver messo quel cacciatore alle strette, un po' come mia nonna quando la faccio arrabbiare. E ragazzi, dovremmo aver vinto la partita, tecnicamente. Dopo una partita magnifica, la squadra di Balboa ha trionfato. Sono questi i momenti più belli del Quidditch. Noi ce ne andiamo mentre il tipo lì dietro. No, ve lo scopo anch'io. Maledetto. Vabbè. E invece noi siamo più fortunati. Quindi raccogliamo i 3 punti della casa, l'una energia e continuiamo la nostra fantastica avventura. Siamo tornati qua. Che però niente, nessuno ci vuole dire nulla. Ragazzi, ho sbagliato, volevo andare qua. E purtroppo, ragazzi, per il compito 2 c'è da attendere. Io, ragazzi, non ho più la mod perché c'è questo evento che blocca le mod. Quindi direi che per oggi ci dobbiamo fermare qua. Perché la prossima parte è ferma qui e purtroppo qui io non posso fare nulla, non c'è nulla neanche. Ah, posso guadagnare punti della casa, ok, questo per i punti della casa. Peccato che non ci sia nulla sul Quidditch. Ah, sì, gioca 6 partite di Quidditch, questo penso che lo faremo. Ma io questo evento non riesco mai a finirlo. La prima parte cosa sarebbe? No, c'era questo. Allora, andiamo in ordine. I punti, ok, ce l'abbiamo fatta. Questi li posso voler fare, d'accordo. Questi li vorrei. Se fossi sesto, ragazzi, se fossi sesto, avrei questo. E a questo punto mi mancherebbero 5 minuti, cioè 5 altri taccuini per quell'altro. Mi è stato detto però che nel club di duellanti ogni tanto si vincono i taccuini blu. Non so se sia vero. Nel caso, fatemelo sapere qua sotto in descrizione. Perché mi mancano 10 taccuini blu, se non erro, esattamente 10 taccuini blu per poter comprare il Testral che mi serve per la missione di Hagrid. Ed è un grosso problema. È un grosso problema. Come è un problema anche il fatto che io non posso, in questo momento, visto che non ho le mod, fare anche la missione di Andre, che mi metterò a fare appena finirà questo evento e ve la porterò tutta di seguito, magari in 2 o 3 giorni. Adesso vediamo un pochettino. Ci becchiamo 500 monetozze per un avversario e speriamo di vincere. Perché, mamma mia, che strani capelli! Sei cinese o giapponese? Io sono aggressivo e sbaglio. Perché i cinesi sono tutti difensivi perché aiuto paura, paura, paura. Quindi ho sbagliato. Ma io spero che sia il porca di quella paletta. Perché a volte quando inizio con il giallo, poi fa la sequenza di giallo, 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 rosso. E invece stavolta non l'ha fatta e speriamo che riusciamo a fare qualcosa. Quindi un bellissimo flipendo per noi ragazzi. No, ragazzi. Flipendo. Ok, ce l'abbiamo fatta col flipendo e quindi ragazzi. Flipendo. Quanto mi manca giocare a flipendo. Ok, secondo me continua di nuovo qui. Che fortuna. Mamma, mamma, mamma. Ci riandiamo col flipendo. Flipendo, ed eccoci qua, mamma mamma mao. Flipendo! E se siamo fortunati, ora lei sarà di nuovo aggressiva e quindi. Mamma mamma mao. Mamma mamma mao. Non bisogna sbagliare, andiamo con una bellissima bombarda, ragazzi, che fa abbastanza danno. Possibilità di alto coso, ma comunque anche se lo fa basso, noi riusciamo a vincere perché quella perde pochissimo che ci arriva. Boom! L'abbiamo anche bruciata per un turno, ragazzi, si è bruciata, è morta, abbiamo vinto. Mamma, mamma, mao. Raccogliamo un punto di energia e fra 91 gemme possiamo andare avanti. Arriviamo al decimo, quando arriviamo al decimo ci darà dei punti, delle cose bellissime, eccetera, eccetera, eccetera. E che però scopriremo più avanti. Qua possiamo raccogliere questa cosa qui e mamma, mamma, mao. Cosa è successo? Ah, sono avanzato e sono arrivato. Al primo, sono al primo. Vabbè, siamo tutti primi, ragazzi, qua. Ah, quindi se la gente ha più punti in pareggio, siamo tutti primi. Interessante. Ma ragazzi, direi che però, a parte che basterebbe, cioè, se la gente fosse furba, farebbero tutti 10 punti e non andrebbero mai avanti. Se fossimo tutti 10, ragazzi, avremmo vinto tutti tutto. Tutti tutto. Cioè, dovrebbero. Se ci fosse la chat di gioco, si potrebbe fare questo bug qua. Uno parla con le persone e dice: non segnate altro, rimaniamo a 10, così tutti vinciamo. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Potato Smith. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E vi chiedo cortesemente di condividere questo video con tutti i vostri fantastici amici per aiutarmi a crescere un pochettino e farmi aiutare a portare questi video più avanti possibile.
Più ho il vostro supporto, più video porterò, prima li farò, più riuscirò a farli meglio, tanto, tanto di più. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto, che altro dire? Seguitemi su Instagram che ha 5.000 follower, regalerò carte a 20 euro e per oggi è tutto. Fatto il misgatto! Non ha fatto miau? Non fa miau? Oh! Oh! Gattino! Ah! Mamma!